Ci parlo con le cose, con gli oggetti, dedico loro del tempo. Percepisco la visione degli eventi di cui sono stati muti testimoni. I miei compagni di viaggio mi osservano dalle pareti pigramente distesi, in attesa di raccontarmi le loro storie. La materia non smette mai di vivere. L'avorio era animale, il legno albero e la pietra montagna. Amo gli oggetti. Io mi sento uno di loro. Un essere inutile, un soprammobile. Ma la porta della mia anima è sempre spalancata. I sentimenti mi invadono con alternanza. Suono, scrivo, disegno. Poi chiudo gli occhi. Mi trastullo con i pensieri fino a raggiungere posti molto lontani. Lascio semplicemente che il buio prenda forma.